dottore Camillo Greco, si sfruttano i ragazzi negli studi professionali a Catania? Allora, questo innanzitutto, ma è una storia vecchia e risaputa. Oltre a questo si aggiunge pure un'altra beffa, una bella bastonata per i praticanti avvocato, perché devono frequentare un corso obbligatorio istituito dall'Ordine degli Avvocati di Catania, un corso assolutamente illegale. Perché? Perché manca la regolamentazione che permetterebbe di istituire queste scuole. Pagamento? 1.098 euro esattamente per frequentare questa scuola. Quindi il figlio dell'operaio non ci fa? Beh, io sono figlio di un insegnante comunale e mi sono potuto permettere di pagare solo la prima rata. Altri sono stati esclusi o no? Guardi, si fanno molti sforzi per arrivare a raggiungere l'obiettivo che è quello di fare l'avvocato, quindi la loro capacità economica viene sfruttata fino all'osso, questo è deplorevole. Cosa volete dire con questa maniera? Vogliamo soltanto richiamare l'attenzione per tutti coloro i quali hanno il potere in città e a livello nazionale per sindacare queste scelte, per verificarle e vigilare su questi soggetti giuridici che sono assolutamente ombrosi e non di chiara struttura, sono delle fondazioni senza scopo di lucro a livello statutario, però fanno utili come delle SPA. Da quanto tempo dura questo? Da quanto tempo? Beh, la delibera è stata deliberata in gennaio dello scorso anno, 2014. E la situazione adesso è identica. Quindi noi vogliamo. Un ragazzo che lavora in uno studio professionale al mese, quanto guadagna? Nulla, perché noi svolgiamo la nostra attività per amore di patria. Soldi in nero ci sono? Soldi in nero, io non ne ho mai ricevuti, magari ne avessi ricevuti. No, neanche un rimborso spese, nulla. Ma questa è una situazione vecchia. A questa si aggiunge anche il deplorevole sfruttamento che queste persone attuano sistematicamente. Ora cosa vi aspettate? Vogliamo innanzitutto che sia fatta chiarezza dal punto di vista giudiziario, anche perché questa attività è illegale, cioè non è la loro scelta discrezionale, non hanno discrezionalità. Se il Ministero ha detto attendete, c'era da attendere, perché non si voleva una frammentazione della disciplina in tutta Italia, ognuno fa come gli crede. Siamo in uno Stato civile, si aspetta, infatti è stato emanato un emendamento al decreto mille proroghe che rinvia la riforma dell'esame di abilitazione di 2 anni, e questa era la giustificazione per l'ordine per questa, diciamo, pseudo violazione, loro non la chiamano tale, perché noi vogliamo aiutare i praticanti ad affrontare un esame nuovo, ma questo esame nuovo non c'è perché è stato rinviato di 2 anni. Quindi voglio dire, anche l'ultima scusa assurda è stata bandita dalla legalità e dalla ragionevolezza del legislatore. Lei fa pratica in qualche studio di avvocato? Attualmente mi ritrovo senza un avvocato per fare la pratica, perché la mia posizione comprensibilmente è scomoda per loro.